parliamo ancora dell'Istituto degli Innocenti. Avevamo presentato un question time nei tempi e nelle modalità previste per il consiglio di oggi e ci è stato chiesto da parte dell'assessore Saccardi di poter rimandare questa interrogazione, o meglio di averla per risposta scritta, fra 3 giorni, perché dovevano ancora analizzare i dati, i documenti che avevano ricevuto. A nostro avviso, più che un'analisi di questi dati, c'è da capire come potranno mai rispondere a tutte le criticità che pendono sui bilanci e sulla gestione dell'Istituto degli Innocenti degli ultimi 2 anni. Questo è il vero problema. Contiamo che ci rispondano presto, ma non solo al question time, ma anche all'altra interrogazione che è declinata in vari punti e dove vengono chieste specifiche domande su tutte quelle che sono le criticità che in un'istruttoria molto ampia e che ogni giorno si arricchisce di nuovi dettagli abbiamo presentato al Consiglio regionale e quindi alla Giunta.